Parliamo adesso di un libro che racconta l'arte, il mestiere del torniante. È stato presentato presso un'affollata sala Raffaele Mazzeo presso la Società Operaia di Santo Stefano di Chiamastra, un interessante progetto editoriale del maestro d'arte Concetto Tamburello, che ha voluto raccontare una storia antica, quella del torniante, il cui mestiere rappresenta ancora oggi un passaggio importante prima di raggiungere una creazione artigianale per poi diventare espressione d'arte. In questo progetto il maestro Tamburello ha voluto mettere alla luce della ribalta questa attività di primaria importanza in ambito ceramico e questo volume ha come obiettivo quello di conferire dignità storica e artistica a questi eroi delle mani sporche capaci di far nascere un oggetto dall'abilità sensibile del loro tocco. La figura del torniante nel corso degli anni è stata forse un tantino sottovalutata, relegandola ad ambiti ben lontani dal presunto decoro dell'artigianato. In passato Santo Stefano di Chiamastra ha espresso figure abbastanza rilevanti in questa attività ed oggi scarseggiano, per cui è necessario un coinvolgimento dei più giovani verso un'arte in grado di saper regalare fama e decoro. Perché io sono stato sempre innamorato dei tornianti, sin da bambino ho avuto sempre questa predilezione, perché dall'esperienza che ho avuto a scuola con un insegnante che mi insegnò proprio a centrare la pallina nel tornio, con le sue mani, che io non riuscivo perché era difficile centrare la pallina, il mio professore prese le mie mani e improvvisamente fece un miracolo nel centrare immediatamente la pallina. Da questo momento in avanti io ho sentito sempre queste mani, no? Sulle mie, queste sue mani calde, no? E piene di sapienza, le ho portate sempre in giro nella mia vita. Nella stesura di questo importante strumento editoriale non sono mancati momenti di sconforto, come è stato sottolineato nel corso della presentazione, per combattere l'indifferenza e la pigrizia di chi nutriva una certa diffidenza, oltre il totale abbandono da parte delle istituzioni locali. L'autore nel corso dei lavori ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, con una particolare citazione per il professor Alfredo Prado, l'associazione Restart di Ecofarina. È proprio difficoltà immense, ma prima per l'organizzazione in sé e poi il problema economico, il problema dell'istituzione. L'istituzione sono assente completamente. L'unico ente che ci ha premiato è stato la Regione Sicilia, che ci ha dato solo il patrocinio, che è già una cosa importantissima.